cominciato ad allenare giovanissimo perché non ero così bravo da giocatore, quindi nel 74 ho cominciato. E sono stato qui all'Ausilium fino all'annata 93-94. La pallacanestro, ad esempio giovanile, negli anni, fine anni 60-70, era ancora spesso una pallacanestro all'aperto. Adesso sembra inverosibile, ma noi d'inverno giocavamo all'aperto. Chi giocava in quelle condizioni e poi chi ha cominciato ad allenare era supportato da una passione più alta di quella che hanno adesso. Adesso si avvicinano più ragazzi al gioco, ma spesso spinti dai genitori, spinti dai nonni. Allora chi giocava a pallacanestro era perché voleva giocare a pallacanestro. Nello stesso tempo è chiaro che il mondo del professionismo, il mondo dello spettacolo anche, perché lo sport e spettacolo hanno cambiato totalmente le regole, credo che oggi lo spettacolo sia molto molto superiore. Io non sono di quelli che dice si giocava meglio una volta. Una volta il gioco era molto più lento, molto più statico, oggi ci sono atleti clamorosi, tiratori clamorosi, ritmo travolgente, quindi oggi le cose sono sicuramente migliori. Io ci tenevo a dirvi una cosa che mi disse quello che per me è stato il più forte giocatore che ha giocato con la maglia Ausilium, che si chiama Scott May. E anche se era il giocatore più forte e spesso risolveva con giocate individuali le partite, lui diceva sempre ai compagni più giovani, meno esperti e certamente meno forti: dobbiamo giocare insieme, dobbiamo giocare di squadra, perché questo è un gioco di squadra. E visto che alleno i giovani, voglio fare un in bocca al lupo speciale a Okeke e a Vitale. Datevi da fare per portare via minuti di giochi. Dipende da voi, non dipende dal coach o dai giocatori veterani. Lo dico con sincerità, questa è una squadra giovane di grandissime potenzialità, che non mette ancora con continuità in campo le proprie potenzialità. Nel momento in cui le potenzialità diventano realtà con continuità, questa è una squadra forte, questa è una squadra che migliorerà sicuramente e che potrà raggiungere alte posizioni di classifica con pochi cambiamenti. Il nucleo base di questa squadra, se si riesce a tenerlo e se continua lavorando duro, a migliorare, potrà dare grandi soddisfazioni alla città.